ogni recensione è richiesta tramite donazione Patreon da Napoleone Wilson, che mi chiede di parlare del film del 2005 di produzione giapponese, completamente animato in CGI, legato appunto al gioco Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Advent Children, che è appunto una specie di sequel di questa parte del videogioco che insomma è ormai famosissimo nell'universo, ma io sono l'unico stronzo che non lo conosco. Comunque il film parte in questa cittadina che è fra lo steampunk, quindi fra gli anni 30-40, fra l'ipermodernità e il fantastico, con una discreta animazione in computer grafica per essere un film di 20 anni fa, qualcosina, nonostante ogni tanto sia troppo simile come al solito a quella dei videogiochi, però insomma è abbastanza fantasiosa nelle battaglie, nelle rincorse, c'è una buona animazione in tutto questo, una storia abbastanza semplice. C'è questo Claude che praticamente gestisce un bar insieme a Tifa, ma è sempre in parole perché non è riuscito a salvare evidentemente nel videogioco i suoi due amici, migliori amici appunto. Poi la vita sembrerebbe abbastanza, diciamo, tranquilla per essere vissuta in questa città distrutta, abbastanza particolare, chiamata Age, che è questa città di sopravvissuti intorno a questa, a Midgar, e praticamente sembra passare tutto tranquillamente finché non si ammala anche lui di questa stranissima malattia, ovvero il geostigma. Diciamo che è una reazione violenta del sistema immunitario alla linfa vitale del pianeta, in un certo senso. E poi arrivano quindi un trio di cattivoni, Silver e i Red Men, capeggiati da Tal Kadaish, che praticamente ne braccano, iniziano a braccare Claude e tutti i restanti amici suoi per avere insomma la testa della madre. E poi di lì quindi attacco la città, panico, violenza e combattimenti. Allora, bisogna dire che è un film che per avere 20 anni, in un certo senso, è discreto, ha ancora una computer grafica buona nei combattimenti, era veramente ganzissima, una bella grafica, una bella idea di regia in alcuni punti. È solo che io probabilmente, non avendo mai visto gli altri Final Fantasy, ho fatto un po' di fatica a capire questi personaggi. Entrano in scena chiaramente seguendo una linea che è quella del videogioco, nonostante all'inizio ti faccio una specie di riassunto e poi faccio due anni dopo, quindi qualcosa, però chiaramente non essendo un fan del videogioco, non conoscendo il videogioco, lo guardo come film d'animazione a sé così, e sembra appunto che gli manchi un inizio in un certo senso, che sia tirato via, però chiaramente essendo diciamo uno straight to video fatto apposta insomma per dare forza ancora di più al videogioco e a quello successivo, comunque è un dignitoso esempio di computer grafica fatta in Giappone, quindi un po' arretrata, che però regalava, come ho detto, un bellissimo design, quello assolutamente, delle belle armi, dei ganzi personaggi come sono fatti, tutto il resto, la storia è anche divertente, però ripeto è un po' sempliciotta, un po' tirata via, alcune cose sono abbastanza incomprensibili perché chiaramente non amando la saga ludica e videoludica so un cazzo di quello che succede, però mi rendo conto che comunque i registi Tetsuya Nomura e Takeshi Nozu riescono comunque a costruire una bella messa in scena, la fotografia è interessante, il montaggio è ben fatto, l'idea appunto della computer grafica non è così male, però l'animazione è quel che è. Certo, sono passati 20 anni, quindi andateci con gli occhi di chissà che sono passati 20 anni, però comunque rimane, ripeto, un'esperienza visiva particolare. Poi all'epoca io guardavo tutto quello che arrivava d'animazione giapponese, anche adesso, anche in CGI, e mi garbò forse di più di quello che riguardandolo adesso, perché comunque il DVD che uscì in Italia sottotitolato in italiano, sempre in giapponese, e guardandolo insomma è un film che in un certo senso porta sul gruppone tutti gli anni che ha, come quasi tutti i film in computer grafica se non iper miliardari, che però regala anche ancora oggi delle scene di combattimento che tutto sommato sono gradevoli. Di più non posso dire, è un classico film insomma di poco conto in un certo senso, che però può garbare tantissimo ai fan, e che ha però nel suo poco conto tante belle scene d'avventura che comunque oggi molti film si sognano. Quindi che vi posso dire di più, è un film molto soggettivo, provate a dargli un'occhiata, e poi se lo volete comprare il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi insomma questo Final Fantasy VII Advent Sea Children insomma è uno di quei film legati a una promozione di vari videogiochi che però riusciva all'epoca insomma ad essere abbastanza intrigante come trama, ripeto un po' confusetta, ma soprattutto visivamente. Certo adesso è invecchiato, però ripeto, un'occhiata secondo me se la merita. Se amate l'animazione giapponese e poi se amate Final Fantasy, evidentemente ce l'avete già.